pensiero oggi va a tutte quelle donne che fanno sacrifici incredibili per cercare di costruire un proprio percorso e va a tutti coloro che hanno responsabilità, come posso avere io, in questa comunità e che devono impegnarsi ogni giorno per far sì che quelle fatiche non siano fatiche legate al genere femminile, ma siano un percorso naturale per tutte le donne. Nella giornata della Festa delle Donne, Città Metropolitana ha deciso di regalare questa mimosa virtuale alle dipendenti. La Città Metropolitana è composta da tantissime donne, tra dipendenti, dirigenti, che fanno un lavoro straordinario in questo ente. A tutte voi, buon 8 marzo. L'8 marzo la Città Metropolitana si tinge di rosa. È un momento per ricordare a tutte le donne di tenere duro e di continuare in quel percorso per ottenere ulteriori diritti civili. E mi ritengo un uomo fortunato, una moglie e due splendide figlie. Auguro a tutte le donne della Città Metropolitana i migliori auguri per un 8 marzo meraviglioso. Care donne, care colleghe, volevo dirvi che a volte il nostro maschilismo nasconde una certa invidia. Invidia per le vostre capacità, invidia per il vostro modo di fare e di agire. Continuate così, quando l'invidia diventerà ammirazione staremo tutti meglio. Buon 8 marzo. Care colleghe, siete molto più brave di noi. Buon 8 marzo. L'emancipazione delle donne è anche un mio vantaggio. Auguri donne. Eguaglianza, diritti, lavoro, forza, passione, valori. Auguri donne. Nel nostro ente la parità fra uomo e donna, almeno a livello salariale, è garantita. Forse c'è ancora da fare qualcosa per garantire alle donne il diritto a conciliare gli impegni di lavoro con quelli familiari. Questo è l'augurio che faccio a tutte le mie colleghe.